Dunque avete visto il servizio e vedete anche nel nostro riquadro il messaggio che più chiaro di così non si può, anche se in dialetto, ma chiaramente tutti noi lo comprendiamo. E il messaggio ci arriva da San Giovanni Teatino, dove per noi c'è Paolo Renzetti con il sindaco Luciano Marinucci. Buonasera Paolo e buonasera al sindaco che ha accettato il nostro invito. A te. Grazie Alfredo, buonasera dal comune di San Giovanni Teatino, siamo a Palazzo di Città, siamo nella stanza del primo cittadino Luciano Marinucci che salutiamo e ringraziamo, buonasera sindaco. Buonasera a voi. Allora il messaggio è più che mai chiaro qui alle nostre spalle. Sì, il messaggio è chiaro, non lo è chiaro per tanti, non a caso abbiamo dovuto adottare un provvedimento restrittivo sulla scorta di quelle che i miei colleghi avevano fatto il giorno prima sull'area metropolitana. Penso che sarà un provvedimento che verrà adottato per tutta l'area metropolitana perché è l'unico metodo per combattere realmente questa infezione da virus. Sindaco, allora facciamo il punto della situazione per quanto riguarda San Giovanni Teatino, comune di 15.000 abitanti, siamo nell'area metropolitana di Pescara Chieti. Ad oggi, quali sono i numeri e quelli ufficiali che ci può dire ovviamente? Ad oggi i numeri sicuramente sono molto migliori di quelli che si trovano nella nostra circondario. Vi ricordo che ci sono due aree rosse chiuse, quindi San Giovanni Teatino diciamo che ha avuto il primato di avere il primo malato e quindi anche il primo guarito. Io ho pensato di poter fare un'altra scommessa con il mio popolo ed è quello di collaborare tutti assieme per rimanere tali. E abbiamo l'ultima restrizione che è oggi, mi hanno comunicato il ricovero di un paziente che è rientrato da una vacanza. Presentava dei sintomi, è stato accompagnato in ospedale e oggi è in terapia per questo problema. Altri in osservazione finiscono il 23. Credo che la situazione sia nell'ordine di 3 persone che sono contagiate, il resto in osservazione, ma parliamo di 2 o 3 persone massimo. Quindi una situazione ovviamente da tenere sotto controllo, ma che non è paragonabile fortunatamente a quella di altri centri della nostra regione. No, assolutamente no, però non è da trascurare, perché purtroppo tutti quanti pensiamo che questo problema riguarda gli altri e mai a noi stessi. È un problema che in altre parti del mondo, parliamo della Cina per esempio, dove ha prodotto una serie di decessi notevoli. L'Italia sta diventando per primato uno del secondo paese o il primo paese in assoluto per decessi, quindi significa che è un problema molto serio, secondo me affrontato sotto gamba da chi doveva affrontare questo problema, perché ritengo che le attività andavano chiuse tutte. E i militari dovevano scendere in campo prima e non adesso per caricare solo le bare. Attività commerciali da chiudere, però ovviamente a San Giovanni Teatino, come in tutte le altre città del nostro paese, alcune attività restano comunque aperte. Secondo lei questo è un rischio? È un rischio purtroppo che dobbiamo correre perché una delle esigenze primarie è quella di nutrirsi e come tale va considerato. Io ho dato ai miei cittadini con tutti i canali possibili e immaginabili, sto rispondendo a tutti i WhatsApp, a tutti i Messenger, a tutti gli interventi che si fanno sul mio profilo Facebook e quello del comune. Bisogna andare a fare la spesa veloci e tornare immediatamente a casa perché anche i virus girano per i centri commerciali, per i supermercati come noi. Meno contatti abbiamo col virus e meno possibilità abbiamo di riportarli a casa. E badate bene, contagiare significa trasferire questo problema a persone che sono indifese, che nemmeno se l'aspettano. Gli anziani che stanno morendo negli ospedali da soli, perché non è possibile assistere in un ospedale un paziente ricoverato per i problemi del virus, è un problema serissimo. Gli anziani questo credo che non lo meritano. Sindaco, parliamo un attimo anche di quello che state facendo come amministrazione comunale per quanto riguarda la disinfezione che è in corso proprio nella città di San Giovanni Teatino, sia nella parte bassa che nella parte alta. Cosa state facendo e in cosa consiste questa disinfezione? Allora, noi stiamo disinfettando il territorio, tutte le strade centrali, tutte le parti del centro di San Giovanni Teatino, quelle più frequentate. Nei momenti in cui è previsto questa frequentazione, mi riferisco chiaramente ai servizi essenziali, quindi l'ufficio postale, la farmacia, a ridosso delle zone mediche, degli poliambulatori e lo stiamo facendo con la SGS, che è la nostra società che raccoglie e smaltisce i nostri rifiuti, che già di per sé ha ridotto alcune attività che svolge sul territorio comunale per garantire, eventualmente si dovessero contagiare degli operai che fanno questo servizio, un ricambio di squadre per continuare a raccogliere l'organico che sicuramente se non raccolto potrebbe generare un problema molto più, diciamo, molto
molto più grave del virus. Stiamo disinfettando con i mezzi dell'SGS tutti i giorni, la mattina presto alle 5, la macchina spazza la strada e anziché lavare con l'acqua, lava con una soluzione che è fatta di ipoclorito di sodio. Proprio oggi l'ARTA mi ha comunicato che l'ipoclorito di sodio va usato con parsimonia perché potrebbe inquinare le falde acquifere, che visto che non piove, non nevica ormai da tempo, il pericolo c'è, anzi informo che l'ACA sta riducendo la pressione dell'acqua nelle utenze pubbliche e private, perché probabilmente quest'estate dovremo fronteggiare anche la carenza di acqua potabile. Sindaco, la domanda che abbiamo fatto anche agli altri primi cittadini della nostra regione attraverso questo tour che stiamo facendo ormai quotidianamente da 2 settimane per le città, i centri della nostra regione: come stanno rispondendo i cittadini di San Giovanni Teatino a queste ordinanze, alla raccomandazione di restare assolutamente a casa? Allora, molti responsabili sono rimasti a casa, molti inconsapevoli invece hanno continuato una vita quotidiana come se ciò non fosse. Io ho detto a loro che i loro figli stanno a casa, le scuole sono state chiuse per tutelare la salute dei loro figli, non per metterle a repentaglio. Ho dovuto chiudere i parchi, forse sono stato il primo sindaco che ha adottato questo provvedimento, perché mi sono reso conto che i parchi erano diventati la località della Pasquetta per fare scampagnate. Non è possibile concedere questo spazio al virus, perché questo virus si insidia proprio laddove si accomunano le persone. Quindi ho evitato questo. Ad oggi, proprio aver constatato che questa direttiva non veniva recepita appieno, ho adottato il provvedimento massimo estremo, quindi non si può fare più jogging, non si può fare più portare a spasso il cane se non a 400 metri dall'abitazione, non si può andare in giro in bicicletta, si deve uscire velocemente e tornare a casa con la giustificazione in tasca, perché le norme penali sono tante, ma anche quelle pecuniarie. Rinucci, San Giovanni Teatino è il primo centro in Italia per densità di presenza di centri commerciali. Tanti centri commerciali sono chiusi a San Giovanni Teatino, altri che vendono generi alimentari sono aperti. Ovviamente in prospettiva si guarda anche a quello che sarà il danno economico per quanto riguarda questa pandemia. State già pensando a come guardare, a come affrontare il dopo? È ancora troppo presto. Guardi, io credo che la salute abbia un valore inestimabile. Mi rendo conto che gli imprenditori in questa vicenda ci rimetteranno gran parte dei loro sacrifici. Ma credo che l'utente all'imprenditore serve vivo, non serve morto. Quindi fare questi sacrifici, limitare le attività, oggi il decreto ministeriale ha solo alle attività che svolgono distribuzione di alimenti e di prodotti per la salute, per l'igiene personale, gli altri sono tutti chiusi anche se potrebbero rimanere aperti. Questo è un grande riconoscimento che voglio fare agli imprenditori del territorio. Gli strumenti che lo Stato ha messo a disposizione con la cassa integrazione e altri ammortizzatori consentono di poter affrontare questa crisi. Penso che domani cosa fare? Noi possiamo fare semplicemente quello che lo Stato ci mette a disposizione, non possiamo inventarci altro. Alfredo, se ci sono delle considerazioni da studio, ovviamente il sindaco di San Giovanni Teatino è a disposizione per qualche ulteriore considerazione. Sì, una domanda che nasce dalla notizia che ho letto poco fa e che riguarda il ministro Boccia, che i presidenti di regione ha raccomandato ciò che in Abruzzo invece è accaduto, e sappiamo che Marsilio ha firmato nonostante il parere contrario del governo, cioè Boccia ha detto non fate ordinanze spot singole perché è il governo che deve omogenizzare tutte le aree della nazione secondo una stessa normativa. Mi pare di capire che il sindaco non è di questo avviso perché ha agito da par suo, però la domanda è questa: si aspetta a breve una misura ancora più forte dello Stato? È questo che stanno chiedendo molte regioni, volevo sapere anche se lui è d'accordo. Certo, allora il collega Alfredo Primante da studio parlava e riferiva delle parole del ministro Boccia, che ha detto no ad ordinanze spot da parte dei sindaci, no ad ordinanze singole da parte dei primi cittadini. E poi un'altra considerazione che riguarda eventuali altre restrizioni nel nostro paese decise dal governo. Queste sono le due considerazioni, la prima e poi questa seconda. Beh, guardi, penso che le parole del
Ministro sono delle parole che potrebbero essere interpretate così. I sindaci non hanno fatto ordinanze che potessero contrastare col decreto ministeriale, anche perché l'imprenditore sicuramente si tutelerebbe nelle sedi opportune. Impedire di fare lucro in un'attività economica e finanziaria sicuramente potrebbe avere dei risvolti anche civili ed economici. Questo chiaramente è un problema, e se lo Stato non ha questa sensibilità è probabilmente perché si è reso conto che il fenomeno può essere contenuto. Peraltro si aspetta ulteriori restrizioni? Io mi aspetto sicuramente ulteriori restrizioni, perché non è possibile. Questo significherebbe, mi scusi Sindaco se la interrompo, chiudere tutte le attività, anche quelle lavorative. Guardi, voglio dire solo una cosa a rispondere a questa domanda. Il virus si nutre dell'uomo, se non lo trova entro 12 ore muore. Quindi tutti quegli ambienti dove il virus può vivere più di 12 ore, può essere raccolto e portato a casa delle persone che non lo aspettano, bisogna trovare la soluzione a questo. Il resto, secondo me, sono chiacchiere. Grazie, grazie al primo cittadino di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci. È tutto dunque da San Giovanni Teatino, linea che può tornare allo studio. A te Alfredo.